Abbiamo sentito l'avvocato, domani come sapete c'è la Camera di Consiglio per il ricorso presentato, ci siamo letti le memorie difensive presentate dal Comune, ci sono tre punti nelle memorie difensive che sono eccepibili, per cui domani ci sarà un minimo di dibattimento in Camera di Consiglio. L'avvocato è comunque abbastanza dal piazza. Chiaramente domani non si saprà nulla perché ci vanno più o meno 3-4 giorni per avere poi il responso, la decisione sulla sospensiva. Il Comune dal canto suo invece sta provando ad avere ragione sull'inammissibilità del ricorso. Okay. E sul fatto che comunque secondo loro ci sono una serie di lacune nel ricorso, per cui secondo loro il ricorso è inammissibile, perché non è stato notificato a nessuno oltre al comune di quegli aventi interesse, ma questo non c'è come problema perché non esiste, non c'è una graduatoria su cui ci sia uno interessato, uno non interessato. Pertanto domani ci sarà questo minimo di dibattimento e vedremo cosa viene fuori. Fermo restando comunque che qualsiasi sia il responso, sia adesso in prima battuta che più avanti, la nostra protesta non si ferma. Anche se malauguratamente dovessimo finire in piazza Campo del Palio, noi continueremo a mettere in campo una serie di azioni come abbiamo già fatto. E il giorno che si andrà sotto si ci andrà, ma per protestare e chiederemo un intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri, per dimostrare che quel mercato lì comunque non è a norma e ci vogliono mettere giù in una piazza dove la sicurezza non esiste. Visto che gli operatori sono dei lavoratori e si parla tanto di prevenzione per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, vorremmo capire perché il Comune nei nostri confronti non vuole adottare nessuno di quelli che sono i crismi e i criteri per rendere sicuro il lavoro. Ecco Andrea, nel frattempo gli stalli sono stati disegnati. Gli stalli sono stati disegnati, ma c'è questo nulla osta che il nostro ricorso va avanti, che praticamente è un attacco sfrontato. Io, essendo anche presidente del Goi Asti, difendo questa nostra reputazione, perché ci hanno attaccato veramente in maniera sfacciata, dicendo che noi non siamo sul territorio, quando non è che dobbiamo avere per forza una sede in Asti, ma bensì basta avere degli iscritti che vengono a fare qui il mercato. Quindi questo non è bello, ecco, da parte del Comune fare una discriminazione verso un'associazione che è comunque a livello nazionale, perché siamo consociati col FENAPI, quindi non siamo gli ultimi arrivati. Gli stalli stanno andando avanti, sì, perché hanno addirittura investito questi 18.000 euro per fare dei segni, quando poi è andata la signora Bianco a dare una mano, perché si vede che non sapevano da dove iniziare, e questo purtroppo non è bello, non è una bella figura neanche da parte del Comune. Noi andiamo avanti, come dice Romano, cioè abbiamo in campo poi altre manifestazioni, se il tutto non si risolverà per quello che sarà la nostra soluzione.